Non manca molto all'inizio della stagione balneare che in Liguria comincia ufficialmente il 1° maggio. Nello stabilimento in cui ci troviamo questa mattina si è al lavoro per farsi trovare pronti per l'arrivo dei primi bagnanti. Quest'anno sembra che la stagione sia in anticipo, speriamo, anche se il tempo fa un po' così così, ma stiamo già preparando, abbiamo già sistemato le cabine, tra qualche giorno butteremo giù la spiaggia, penso che partiremo in anticipo sicuramente. Balneari che aspettano con ansia quali decisioni prenderà il governo sull'applicazione della direttiva Bolkestein. Questo tira e molla veramente non ci dà sicurezze, non sappiamo se possiamo investire, se possiamo comprare, se possiamo abbellire alcune cose, perché non sappiamo se l'anno prossimo ci saremo, se non c'è nessuna certezza. Che questo governo si decida, o facciano le aste oppure ci diano una proroga di qualche anno, perché così non si può andare avanti. Capisco che c'è chi non ha mai investito, non ha mai fatto niente, ma c'è anche chi veramente ci ha dato l'anima, chi ha lavorato per i figli, per i nipoti, chi ha investito veramente tanto, e non è che possiamo buttare le famiglie in mezzo a una strada in questa maniera qua. In questo stabilimento ci sono tante famiglie che vengono da tanti anni, si guarda a questa stagione con ottimismo, mantenendo anche dei prezzi abbordabili per le famiglie. E noi abbiamo puntato su dei prezzi giusti, e non abbiamo fatto mai grossi aumenti, abbiamo famiglie che vengono qua da 40-50 anni e quest'anno c'è ancora più richiesta degli altri anni. Quindi il problema è che non c'è spiaggia, e c'è stata una forte erosione negli ultimi anni. L'anno scorso fortunatamente il Comune di Sarzana ha fatto un ripascimento che è andato a buon fine, perché la spiaggia si è allungata di una decina di metri. Purtroppo quest'anno quei 10 metri se li ha rimangiati. E tante richieste e poca spiaggia, pochi posti per le persone. L'intero borgo di Marinella si appresta a vivere un momento di rilancio, sono in corso i lavori per la trasformazione della colonia Livetti in un albergo, c'è il bando per ristrutturare il borgo, Marinella rialza la testa dopo anni di declino. Ma guardi, sono tanti anni che vedo queste situazioni e ogni volta Marinella deve partire prima con l'MPS, con tutti i piani che sono stati, le darsene, e poi alla fine è sempre stato un fuoco di paglia. Quindi io voglio vedere quando le cose sono finite per sbilanciarmi, perché per ora è sempre stato un facciamo e poi non succedeva nulla. Quindi ben venga che la colonia sia sistemata, questo sicuramente, però prevedo qualche anno di lavori, perché è una struttura che ha 100 anni più, quindi risistemarla come un albergo a 5 stelle secondo me non è così semplice come la fanno.